Allora, siamo qui con coach Luca Vettese, l'assistant coach e team manager della Virtus Cassino Furio de Monaco, al termine di BPC Virtus Cassino Leonis Roma, che ha visto vincere la squadra ospite di 2 punti. Allora, vi chiedo un commento sulla partita e un commento sulla situazione Virtus in Allora, generale. sì, allora, commento sulla partita, parliamo dell'aspetto tattico, tecnico della partita. In settimana era una partita che avevamo preparato sul fatto di tenere una squadra come l'Eurobasket con un punteggio basso, quindi dovevamo essere molto attenti in difesa. Per lunghi tratti ci siamo riusciti. Veniamo da un momento sicuramente non facile. Dopo la partita di Latina con la situazione di Dalton, che ci è stato penalizzato per aver detto buon lavoro agli arbitri, era una settimana difficile sicuramente non avere questo giocatore in campo. Nonostante ciò, c'è stata un'ottima risposta da parte della squadra, anche aggiungendoci il fatto che abbiamo avuto 2 minuti e 15 di drop di Simone Bagnoli in campo, e meno male che gli arbitri ce l'hanno cacciato. E la squadra ha avuto una grande reazione. Non basta per vincere le partite perché nei momenti importanti non possiamo dimenticarci di giocare un'azione e perderci un contropiede, parliamo di ingrosso, per parlare con l'arbitro o perderci un ricciolo su una rimessa di un giocatore che sta attaccando l'area per uscire sul pop di Fall. E sono tutte indicazioni che vengono date e questi sono gli errori che ci fanno un po' perdere le partite. Soprattutto questa sera pesano tanto. Oppure fermarsi sull'ultima azione perché ho sentito un fischio dalla tribuna e quindi sull'ultima schiacciata non difendo. Io gioco, i giocatori in campo devono giocare, non devono parlare, non devono fare altro che fare il loro lavoro. Quando noi riusciremo tutti a fare questo passo, arriveranno le vittorie. Questo è per quello che riguarda la partita di oggi. Complimenti vanno alla squadra che si è portata, ha fatto meno errori, tra virgolette, nei momenti importanti. Il loro americano ha fatto, penso, 0 su 2, 0 su 7 fino alla fine della partita, quando Si è poi, acceso nel momento più importante. nel momento più importante, si è acceso perché se si vengono dati delle indicazioni, un tiratore, di dargli un lato solo e poi invece stiamo aperti, concedendogli di fare quello che vuole e non stiamo attenti, succede questo. Se perdiamo 21 palloni, è strano che non abbiamo perso di 30. E 21 palloni li abbiamo persi non per una grande pressione da parte degli avversari o situazioni tecniche da parte degli avversari. Noi abbiamo perso palloni su contropiedi, palloni che scappavano dalle mani. Se voglio fare il giocatore, devo iniziare a non accettare questi errori banali, perché stiamo in A2 e c'è un tizio che si chiama dottor Leonardo Manzari che ha dato la possibilità a chi non potrebbe calcare il terreno di gioco di giocarsi una a due, quindi concentrazione e meno paturnie mentali. Ok? Se riusciamo a fare queste cose, poi la parte tecnica viene, la parte tattica viene, siamo più sereni e ci concentriamo solo ed esclusivamente sul nostro lavoro. Mi piacerebbe poter avere anch'io un capitano come Cervi. Non ce l'abbiamo, ne faremo di necessità virtù, ma quando ci sono situazioni difficili non è nascondersi, non è non prendere posizione la situazione ideale, ma bisogna avere il coraggio di prendere decisioni importanti e se non sto bene in un posto, avere il coraggio, perché noi qui non abbiamo tenuto nessuno con la pistola puntata alla testa, per rimanere in una società che è
è precisissima in tutto, ci supporta sempre, sempre, anche troppo. E avere questo tipo di comportamento da chi, mi perdoneranno forse tutti gli addetti ai lavori, ma noi facciamo un campionato dilettantistico, una che la due tale, non sono professionisti, ok? Quindi non siamo professionisti, ma abbiamo il dovere morale di rispondere a chi ci fa divertire in mezzo al campo col massimo impegno. Questa è una cosa, un obbligo che abbiamo. Quello che ci è successo non è bello. Ne usciremo da questa situazione, sicuro, come abbiamo fatto sempre in tutte le situazioni difficili. Abbiamo fatto anche noi degli errori di valutazione tecnica e umana. Abbiamo pensato di dare una possibilità a più persone di poter fare un anno di gloria o chiudere in bellezza la carriera o provare a fare il salto, pensando di far leva su una cosa che si chiama emotività, voglia di d'animo. Qualcuno questa sera l'ha data, oggettivamente. Non faccio di tutto nel buon fascio, c'è del buono e quelle persone vanno tutelate. Mi aspetto qualcosa in più dalla squadra e dalle individualità che vogliono rimanere a Cassino. Chi si trova bene, chi ha abbracciato il progetto, chi conosce me, il direttore sportivo, la presidentessa, non può non accettare tutto, perché non è stato mai costretto a rimanere a Cassino. Ogni persona è libera di fare le proprie scelte. Se la scelta è solo ed esclusivamente portare a casa un po' di un compenso, non siamo proprio uomini, siamo neanche mercenari, perché magari i mercenari fanno il loro dovere. Siamo senza palle. E questo è un po' il problema di questa squadra. Nei momenti importanti non escono gli attributi. Furio, tu che comunque hai avuto esperienze anche al di fuori di Cassino in ruoli diversi, anche da giocatore, qual è la tua impressione in qualità anche di team manager della squadra, non solo di assistant coach, e che idea ti sei fatto sulla situazione che stiamo vivendo? Ma il coach fondamentalmente ha detto tutto. È semplicemente un problema, mi tocca ribadirlo, di presenza mentale, presenza di chi vuole fare il giocatore e deve essere il giocatore ad un certo livello, perché nei momenti importanti che stiamo mancando, e l'abbiamo dimostrato anche stasera, perché fondamentalmente la cosa che più ci rammarica è vedere che più aumentano le difficoltà, più ci troviamo in situazioni complicate, e quella di stasera era molto complicata, perché giocare senza Pepper, avere Simone che fa la genialata di farsi espellere dopo 2 minuti, non so quanti avrebbero puntato su vedere Cassino arrivare all'ultimo tiro per vincere la partita stasera. Però come al solito abbiamo il solito refrain: arrivi fino al momento in cui devi ammazzare la partita o il momento in cui devi provare a vincerla e manchi mentalmente, perché ti fai assalire da tanti pensieri, tante paure, tante cose. E questa è la sfida un po' più affascinante che ci aspetta noi come staff, ma come società intera, visto che siamo un unico gruppo, è quello di portare le persone a capire che possono essere uomini prima che giocatori, e che la paura non è una cosa che dovrebbe far parte del loro e del nostro essere. Detto questo, al netto di tutto, abbiamo avuto, ti ripeto, sarà affascinante la sfida, perché più che il lato tecnico, una cosa che mi è successa quest'anno e non mi era mai successa in carriera è stato vedere per quanta signorilità ci è stata data dalla nostra presidente, non è stato capito il messaggio che era stato mandato
una settimana fa, ma c'è stata una solerzia incredibile nel voler censurare o puntare il dito verso delle esternazioni che sono fondamentalmente lecite e nel pieno diritto delle facenti esercizio. La cosa brutta è stata vedere che nel giro del giro per l'Italia, si sa oggi e negli anni passati quali sono state le situazioni veramente difficili delle società e lo scompiglio che hanno portato sia verso i tesserati sia verso il movimento stesso. Io non ho mai riscontrato la stessa solerzia in alcuni organi nel censurare o nel denunciare determinate situazioni. La cosa bella è che certi organi poi si prendono anche il lusso di dire che loro non sono al di sopra delle parti, ma fondamentalmente così facendo hanno dimostrato di essere insieme ad una parte e non ovvio al di sopra delle parti. Ho letto anche in giro altre situazioni di altre persone che si sono arrogate anche il diritto di poter far scuola senza rendersi conto delle baggianate che hanno scritto, senza rendersi conto che, faccio un esempio su tutto, mi è toccato leggere di persone che ci consigliavano magari di mettere delle multine a livello di regolamento interno. La cosa bella è che, ripeto, oggi purtroppo si vive di questo, si vive di persone che non sanno quello che dicono, che non conoscono le situazioni, ma si permettono di giudicare. E per ribadire la signorilità della nostra Presidente e il rispetto delle regole, è che non si possono prendere, non si possono dare sanzioni nel momento in cui non si viene individuato il colpevole. E forse è stato per quello che una sanzione non è stata data, delle sanzioni non sono state date. La cosa bella, ti ripeto, è che uno queste cose le legge prima con un moto di ira, perché vorresti veramente parlare a quattro occhi con certe persone, poi però ti metti a ridere, perché giustamente noi abbiamo la fortuna di essere supportati da dei professionisti umani, prima che professionisti nel loro campo, persone che hanno una cultura sovradimensionata rispetto alla media. E il mio messaggio all'esterno è che noi abbiamo la fortuna di poterci scegliere i nostri maestri, e sicuramente tutti questi grandi maestri del nulla che vengono da fuori sono le ultime persone a cui noi chiederemo mai consiglio, e che possono rimanere tranquillamente a fare il loro. Visto che gli riesce così male, noi ci teniamo il nostro. Tra il nostro male e il loro male ci teniamo il nostro peggio. Mi scoccia dover fare delle considerazioni così in una situazione dove mi piacerebbe parlare solo di tecnica e di tattica, ma credo che ci ho pensato ed era doveroso. Era doveroso dover proteggere questa società che in un modo o nell'altro spesso ha subito negli anni attacchi gratuiti e soprattutto da parte di persone che hanno mostrato una mancanza di classe e di educazione sconvolgenti. Ti ripeto, perché io ho la fortuna, così abbiamo la fortuna di stare in una società che quando fa della cultura la base, vedere poi degli attacchi di gente che fondamentalmente, non lo so, a livello di cultura stiamo parlando proprio di livello infimo, ti rattrista un pochino. Però abbiamo, al netto di questo, la fortuna di tener duro, di continuare a lavorare e di seguire la nostra linea. E questa è una cosa che fondamentalmente è impagabile. Mi auguro di poter continuare a lavorare in queste condizioni, nelle nostre condizioni. Noi abbiamo le spalle larghe, siamo sicuramente tristi di una situazione di classifica che non ci vede come dovremmo stare, però siamo contenti, tra virgolette, perché sappiamo che con duro lavoro e con unità che abbiamo sempre dimostrato negli anni, qualcosa di buono verrà fuori alla fine. Per Coach Vettese, ci sono degli aspetti però molto molto positivi di questa partita. Quattro giocatori in doppia cifra, per fare un esempio, un rientro importante
che quello di Castelluccia, che è stato in alcune parti del match fondamentale. Un aspetto, quello delle doppie opportunità concesse con i rimbalzi offensivi, che Casino ha vinto la lotta a rimbalzo, però stranamente su quel dato là ci ritorniamo spesso e volentieri. Sottolineando un altro aspetto positivo è che in fin dei conti, l'ha detto lei, no? La squadra, per fortuna che ci hanno tolto Bagnoli, ha giocato con la tigna giusta, quella che serve per poi compiere l'impresa della salvezza. E mentalmente non era facile giocare una partita del genere con questa voglia di voler dimostrare qualcosa. Probabilmente le parole della presidentessa hanno scosso un po' gli animi dove dovevano essere scossi. L'obiettivo forse era scuoterli tutti e 10, evidentemente, però più di qualcuno ha dato qualche risposta importante. Allora, ti rispondo subito sul fatto, l'ho detto anche in altre interviste, noi siamo una squadra che ha la possibilità, e io credo fermamente in questa squadra, di potersi salvare. Il fatto di aver giocato con tutti, è vero, adesso stiamo a 0 punti, abbiamo avuto forse anche, chiamiamola un bel po' di sfortuna, ok? Ci stiamo. Un po' di sfortuna condita dalla situazione mentale in cui ci troviamo e diciamo che ci può stare. La strada intrapresa ad inizio stagione sapevamo che era quella giusta. È difficile dirlo a 0 punti, ok? Dopo 10 sconfitte, però noi siamo sicuri di poter portare questa squadra ai play-out, di poterci salvare, anche se oggi sembra tutto nero, ok? Ma c'è del buono. C'è del buono e questa sera alcuni giocatori l'hanno dimostrato. Non era sicuramente facile questa partita, perché poi di fronte avevamo una squadra di lotta per il playoff, un'ottima squadra, okay? Per me è inizio campionato, se avessimo fatto le solite classifiche che si fanno inizio campionato, metti Roma, Eurobasket, Tortona, ok? Solo per composizione, poi ci sono tanti fattori in campo, c'è bisogno di tanto, sappiamo che non è questo quello che ti porta a far vincere un campionato, ma sicuramente sono squadre attrezzate per questo, con allenatori importanti. Noi continueremo su questa strada, ce le giochiamo le partite, però dovremmo arrivare a una condizione di vincerle. Questa sera ci siamo andati veramente vicino con un buon margine e non dobbiamo fare errori banali. Abbiamo concesso veramente, noi ci siamo sudati ogni canestro, allora abbiamo concesso dei canestri troppo facili. Questo è quello che dobbiamo limare ancora di questa squadra. Io sono molto fiducioso perché c'è disponibilità per la gran parte dei giocatori che abbiamo a disposizione nel lavorare e nell'essere concentrati a voler salvarsi. E ti dirò di più, non solo a salvarsi, ok? Lo dico oggi che stiamo 0-10, è una sfida molto importante, ma io penso che ci possiamo provare. Abbiamo bisogno ovviamente anche un po' di fortuna, se ci gira non gli giriamo le spalle sinceramente, però la fortuna aiuta sempre chi se la cerca. Noi dobbiamo trovare serenità mentale e continuare su questo percorso perché arriveranno le vittorie. Diciamo anche che però senza Pepper, con un Paulin che non sta avendo fino a questo momento il ruolo per cui è stato preso e portato qua come un sesto uomo che doveva entrare e garantirti quei punti, 7, 8, 10 punti che potevano portarti a vincere le partite, stai facendo già tantissimo in questo contesto. È un campionato stranissimo, poco, due vittorie, tre vittorie di fila, stai playoff, quindi. Allora, io non butto la croce addosso ai ragazzi, e i ragazzi sono stati chiamati per una situazione non facile, ok? Sono tutti ragazzi abituati a dover fare il loro compitino perché gli è stato chiesto questo. Noi gli stiamo chiedendo un qualcosa in più, diventare giocatori importanti, ok? Non è proprio immediato il passaggio. Tolleriamo queste situazioni a vuoto,
le abbiamo messe in preventivo. Sappiamo che ci ripagheranno, perché sono, alcuni di loro sono persone vere e sappiamo che ripagheranno della fiducia che gli stiamo dando. Dobbiamo avere solo pazienza e continuare su questa strada. Io sono molto fiducioso di questo qua, di questa situazione. Questa sera mi hanno dato grandi conferme alcuni di loro e riparto da questo. Coach, io tornerei un po' sulla partita, sì, magari eventualmente. Sì. La domanda è più che altro sulle motivazioni che della scelta di non chiamare time out a 17 secondi dalla fine sulla schiacciata di Amici. Sì, oggettivamente te la spiego non devono pensare. Ecco perché non l'ho chiamata il time out. Abbiamo più qualità se non pensiamo, non se ragioniamo. È il nostro modo abbiamo trovato in questo modo la chiave per poter fare questo tipo di partite. Il time out non è stato chiamato per cercare di lasciargli delle responsabilità più a loro. Alla fine ti dirò, io non ho mai visto far canestro all'allenatore. Te lo dico molto spassionato, anche contro molte situazioni che magari noi allenatori pensiamo che siamo stati noi a risolvere. Noi cerchiamo di mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimere il loro gioco. A volte ci viene, a volte non ci viene. I protagonisti sono sempre loro ed è giusto che si prendano delle responsabilità per poter risolvere alcune partite, anche perché sono stati chiamati alcuni per questo, quindi è giusto che sappiano. Ti ripeto, poi queste situazioni in allenamento le rivedi, quindi sono abituati a giocarle proprio in questi momenti di partita, di frangenti, dove devono risolverla anche in una situazione dove non puoi parlarci sopra o preferisci non parlarci sopra. Coach, è una sorta di giro di boa perché siamo alla decima giornata, un sì, terzo di campionato, i punti sono zero, stasera ci sono stati indubbiamente delle cose buone, Jackson secondo me ha fatto la migliore partita stagionale, ho visto anche un buon Castelluccia, però indubbiamente ci sono dei giocatori che non girano. Potrebbe essere stata questa l'ultima partita di Bagnoli a Cassino e soprattutto se pensate di fare qualche altro cambio, giocatori che ho visto un po' sottotono come Masciarelli, De Ninno, potrebbero essere in uscita, cioè quel contributo dalla panchina da parte di alcuni giocatori sta mancando. Sta mancando anche, sta mancando perché non c'è serenità. Dobbiamo ritrovare la serenità, ma questi giocatori, soprattutto De Ninno è un giocatore sul quale abbiamo puntato tanto. Non è una situazione mentale facile, okay? E da un giocatore giovane è difficile che se la squadra non gira bene ti possa fare la differenza. Di solito si giocano bene quando gli altri giocano bene, okay? Lui viene da una situazione, è il primo campionato che fa oggettivamente di A2 come anche io. L'anno scorso era il primo campionato che faceva in Serie B e trovarsi in un'altra dimensione non è facile e soprattutto in una situazione non semplicissima come la nostra lo è ancora più difficile. Sono giocatori che sappiamo che ci potranno dare qualcosa, ma non sono loro quelli reputati a farci vincere le partite, loro sono da supporto, non sono, e potranno essere giocatori importanti più avanti. Su Bagnoli, sinceramente, grande parte delle colpe ce le ho io. Io l'ho voluto fortemente, pensando di poter far sì che potesse dare l'ultimo colpo di coda per chiudere magari una stagione in bellezza, magari qualcosa che ho pensato solo io potesse essere reale, cioè far vedere che questa è la sua categoria. Forse non l'ho messo nelle condizioni giuste di produrre, forse non so quale, ad oggi non so perché non c'è questo feeling, non c'è, forse ho spinto troppo
ho creduto troppo nel riscatto da uomo, pensando di fare quello che non sono riusciti a fare altri allenatori. E qui ho peccato forse magari un po' di presunzione. Volevo dargli un palcoscenico che pensavo meritasse e fargli dimostrare e far sì che lui potesse togliersi la soddisfazione di dire a chi magari non l'ha tenuto in considerazione: io posso fare questo campionato. Forse ho sbagliato, è colpa nostra più che altro. Perché alla terza giornata lui era venuto qui dopo Capo d'Orlando, aveva messo le mani avanti: se non sono in grado sarò proprio io ad andarmene. Sembrava potesse essere, insomma, uno sprono a far meglio, però da quel momento in poi è solo peggiorato. Sì, ci sono stati sprazzi in cui ha dato qualcosa. Io sinceramente pensavo potesse essere molto più incisivo di quello che è. Sicuramente il momento non sta aiutando nessuno dei nostri giocatori a essere incisivi. Valuteremo in settimana, vedremo, ne parleremo. Per chiudere, io volevo fare una domanda a Furio: che cosa pensi che manchi, al di là delle cose che dovrebbero dimostrare da un punto di vista morale, umano, i giocatori? Che cosa manca di tecnico secondo te a questa squadra per fare quel salto di qualità per arrivare alla prima vittoria? E poi, per chiudere, una domanda al coach: la prossima è, non dico decisiva, ma è veramente veramente importante, uno scontro diretto per la salvezza con Treviglio. Per noi è veramente una partita importante, e ti chiedo un commento sulla prossima. Tecnicamente potremmo mettere un giocatore dal mio punto di vista, ma deve essere un giocatore che sia uno abituato a prendersi di responsabilità e a trasmettere, infondere sicurezza negli altri. Da un punto di vista tecnico, mettiamolo dove vuoi, nel senso che potrebbe essere un lungo. Stasera hai giocato senza il lungo che doveva essere il lungo titolare e hai tenuto botta. Potrebbe essere un'ala piccola, ti mancava Pepper e comunque hai tenuto botta. Può essere il playmaker, può essere qualsiasi ruolo. Se uno si... Ti ripeto, dal mio punto di vista, nell'intelaiatura di squadra c'è, manca, mi tocca ribadirlo, il lato umano, il lato della persona che sa, il giocatore che sa quello che deve fare, quando lo deve fare e come lo deve fare. Che stasera è stata l'ennesima riprova. Ripeto, giocare partite, giocarteli fino alla fine, non prendere mai grosse imbarcate fino e tornartene a casa con le ossa rotte, qualcosa significa. Il refrain, un'altra volta, che noi abbiamo avuto è sempre quello, quei 2-3 minuti, 5 minuti di blackout mentale in cui si vede la mancanza del giocatore che in campo infonde sicurezza agli altri e li tiene uniti. Noi ci stiamo provando dall'esterno a cercare di farli capire, di farli fare il salto di qualità, continueremo a farlo, ci aspettiamo, speriamo che loro siano in grado di farlo, perché poi fondamentalmente è solo una cosa mentale, non c'è differenza, cioè, loro ce l'hanno sotto gli occhi, tu giochi per 38 minuti, per 2 minuti, e poi per 2 minuti gli stessi giocatori che hai tenuto a bada o hai sovrastato per 38 minuti prendono la meglio. Non è che stiamo a Space Jam che si prendono il Michael Secret Staff, cioè sono gli stessi giocatori, siamo noi che a un certo punto si vede proprio, cambiamo il linguaggio del corpo, labbra aperte che ti guardano, gente che si guarda, interrogativi, risposte a indicazioni che vengono date dalla panchina, quindi tutti quegli atteggiamenti tipici della mancanza di leadership mentale prima che tecnica, e quello purtroppo è un dato di fatto molto molto eloquente. Coach, Treviglio, che partita sarà? Qui sempre al Palasport di Frosinone, ricordiamo. Ha sicuramente una partita dentro fuori, per noi sono tutte partite dentro fuori, giochiamo come se fosse l'ultima gara di campionato ormai. Però diciamo che adesso arrivano 5 partite dove la Virtus è veramente è chiamata ad un colpo di reni sul rush finale del girone d'andata. Io ho un'idea proprio su tutto il campionato, che sarò contro tendenza. Io sinceramente, forse a parte Roma,
non saprei oggi dirti, puoi fare punti con Agrigento e perdere con Cassino. Cioè, non te lo saprei dire, per me sono tutte partite dentro fuori, non è una partita facile o una partita più semplice, una partita dirette concorrenti, solo perché stanno più vicine come punti di distanza. Giocheremo un'altra battaglia, recuperiamo Dalton e ci giochiamo questa partita col coltello fra i denti. Vedremo se Bagnoli lo avremo. Cambierà qualcos'altro? Al momento no. Grazie.